hanno suonato al campanello di un villino nella zona di via Galcianese perché cercavano una persona residente a quell'indirizzo, ma si sono ritrovati davanti 25 camere abusive distribuite su due piani occupate da stranieri di nazionalità cinese. La scoperta è stata fatta dalla Polizia Municipale di Prato. La palazzina di proprietà di una società italiana è stata data in affitto a due persone a scopo abitativo, ma è stata trasformata abusivamente in struttura ricettiva. I 25 dormitori sono stati ricavati tra il primo piano e quello mansardato, sfruttando anche ripostiglie e corridoi con spazi suddivisi da pannelli in cartongesso, molti dei quali privi di finestre. Per sopperire alla mancanza di servizi igienici erano stati costruiti box doccia con pannelli sandwich, modificando gli impianti idrici. Pessime le condizioni igienico-sanitarie a causa del sovraffollamento e della scarsa pulizia. La struttura è stata immediatamente sequestrata e sono scattate le sanzioni per violazioni alla normativa regionale sugli affittacamere. Ai gestori verranno contestati anche gli abusi edilizi, ingiungendo sia a loro che alla proprietà la demolizione e il ripristino della corretta destinazione d'uso dei locali.